Bella ragazzi, sono KBGoku e come vi ricordate l'altra volta, cioè se non vi ricordate ve lo ricordo io, siamo venuti qua in questa grotta maledetta secondo me, però vabbè. Cos'è questo? Che schifo, ma cos'è un ratto talpa tipo Fallout? Beh, che schifo, il martello di ferro no. Oro. Sentiamo cosa dicono. Meglio lui che noi. Ma c'hanno tutti la stessa Che voce in sto succede gioco. se Arvel non torna? Voglio una parte della vendita di quell'articolo. Cioè, facciamo così. Cos'è stato? C'è qualcuno? Ora basta giocare. Sì, mi hanno visto. Vabbè. Se tanto mi dà tanto, tu vai all'altro mondo. Crepa, donna schifosa. Distruzione, aumento. Mitico! Scassa tutti i KBGoku come al suo solito, d'altronde. Quando uno c'ha il combattimento nel sangue, cioè dovrà imparare l'onda energetica. Non so se si può imparare in questo gioco. Se si può, trovo il modo e ve la faccio. Mi scasso qualunque cosa. Allora, intanto sciacalliamo qualunque cosa troviamo, come al solito. Qua non so cosa c'è. Che è? Un bandito. Oro. Vabbè, questa roba non ci interessa. Un altro schifoso ragno talpa qua, ratto talpa. Dormi nel sacco a pelo. Questo è proprio un sacco a pelo, nel vero senso della parola. Basilare, allora andiamo a scassare. No. No. Sì. Ce l'abbiamo fatta più o meno. Grande, tantissima roba. Aumentato a 16. Martello, non me ne faccio niente. Pergamena tempesta di fuoco. E il martello no. Però la tempesta di fuoco potrebbe interessarmi. Pozioni no, ho sbagliato. Devo imparare a fare indietro, non col tondo, che sennò. Un'esplosione da 75 punti di danno che si sprigiona. Come si fa? Come il diavolo si fa? Vabbè, lasciala lì. Cosa devo fare? Libri? No, niente. Dove dobbiamo andare? Perché io sono entrato qua, però poi. Ah, vabbè, qui c'è un nulla. Niente, vabbè, mi sa che dobbiamo andare di qua allora. Andiamo a scoprire questa maledetta grotta. Schifo di ragnatele. Allora. Cosa c'è dentro? Cioè questo mette nelle ceneri dei defunti e ci lascia dentro. Mi sembra di essere basso. No, nessun oggetto, c'è scritto brutto pirla di un Goku. Di qua. Ci sono i rami che si sono infiltrati fino in fondo. Alla grotta. Da che parte bisogna andare? Andiamo prima di qua allora. Perché non c'è niente. E allora sei inutile. Di qua non c'è niente. Allora qui c'è un altro ratto talpa o ragno talpa che dir si voglia, sto acchiappando tutte queste code, poi devo scoprire se cosa si fa, si mangiano, sì. Eccola! Danneggia rigenerazione. Sconosciuto, sconosciuto. Aspetta, bravo. Stupido di un imbecille che sono. Rotolo di lino. Tu sai cosa me ne faccio? Boh. Vuota, pozione, rotolo di lino, rotolo di lino. Senti, sto portando troppo peso, sei pesante, eh? Qualcosa. No, sentite, la birra. No, perché rigenera il vigore, però pesano un sacco queste cose, ragazzi. Cosciotto di capra. Dove sono tutte le bottiglie di vino? Mila proposte di mammut. Vabbè. Il vino, questo. Cioè, rigenera il vigore, però faccio niente, butta tutto. Non c'ho altre robe da buttare, ingredienti, sono mille mila cose. Devo venderle varie, cioè qua c'è roba che pesa, tipo la pala, che non so cosa farmene. La zanna di mammut pesa 5 kg. Complimenti, oh. Anello dello scimmione, qua, questi li devo usare, questi. Questa mettila, scusa, corazza d'acciaio e butta sta cosa qui.
Che pirla sono? Scudo laminatos. Cos'è questo? Stivali di cuoio del sollevamento. Stivali imperiali, tattattiro, tattatura, perfetto. Ho buttato un po' di roba. Così siamo più leggeri, più scattanti, più agili, più veloci, più precisi. Mi scusi, era da questa parte che bisognava andare. Ah no, dall'altro lato. Oh, ah, ecco. Non ce l'ho qua, lo scudo laminato, scintille, torcia, chiaroveggenza. Bisognerebbe mettere anche armi, arco da caccia e la mazza. Perché così, op, fai così. Non ho equipaggiato le frecce, brutto pirla. No, sono equipaggiato. Perché non me lo fai fare? Oh! Chi è che l'ha crepato? No, non ho capito. Non ho capito cosa diavolo è successo. Perché è morto? Vabbè. Crepato. Voi lo sapete. Un uomo in meno da sconfiggere, dai. Senti, anche il rotolo di linea, in effetti, ragazzi, cioè 3 kg per sta roba mi sembra veramente demenziale. Fammeli buttare, va. Dove sono i rotoli di linea? Butta una torcia. Tieni uno solo, cioè veramente pesano un botto, pesano 80 milioni di chili. 3 kg lui. E no, devi aprirla la porta, dai. Porca vacca, questa sì che non me l'aspettavo. Bisogna passare al di là. Come si fa? Come diavolo si fa a passare al di là? Questa cosa è misteriosa. Pesce. Serpente, 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 di là, basta. Ah, c'era scritto. Sei uno schifoso però, c'è scritto serpente, c'è scritto. Ah no, aspetta, 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 ce l'ho. Pesce. Se, forse l'hanno messo in quest'ordine, guarda. Quella è caduta, quindi va messo pesce, serpente, serpente, dai. Vediamo se Goku c'ha ragione, ragazzi. Riproviamo. Vabbè. Grande Goku! Grande Goku! Sono un sensitivo. Beh, non era particolarmente difficile come cosa. E sì. Qui mi sa che qua si scende. Quindi prima, come al solito, ragazzi, prima di tutto ricordatevi, sciacallate. No, leggi il ladro, non fare niente, leggi. Oh, borseggiatore aumenta a 16, quanto sono figo. Ah, nuovo livello. E allora livelliamo, ragazzi. Cosa sali? Salute, dai. Sì. Poi dobbiamo scaprire. Allora facciamo, dato che io uso sempre comunque le armi a una mano. Questo. Le armi a una mano infliggono il 20% in più di danno. Grande Goku. Quanto sei un figo! Gli attacchi caricati con armi a mano richiedono il 25% di vigore in meno, però non posso più usarlo, quindi. Niente, baule, cosa abbiamo? Perfetto. Ma Rattotalpa schifoso! Vai all'altro mondo e non mi stare addosso. Mi fotto anche la tua coda. Baule vuoto. Ma perché? Che mi fai prendere le malattie, schifoso topo schifoso. Prendi la coda. Oh, che palle. Levati. Fanno venire le malattie sicuramente sti topi del cacchio.
scendiamo, 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 scendiamo. Qui si può scendere, no, basta. Quindi, di qua, palla di fuoco, veleno debole della paralisi, rotolo di lino, no. Ma volevo sapere, ma le pergamene, scusa, non me la fa usare? Come si fa a usare? Non lo so, dice. Non me la fa usare. Ah, ecco. Però mi sa che mo non la posso più usare così a naso. Oh sì. Ma allora sei scemo. Allora Goku sei proprio pirla. Hai sprecato la tua unica palla di fuoco che avevi. Senti, palla di grasso. Come si fa quando non c'è niente a sciacallare? Proseguiamo il nostro viaggio. Quanto è lontano sto posto? Ah, guarda, qua c'è l'artiglio dorato, forse l'ho trovato. Adesso c'era qualcuno da scassare di botte, tanto per cambiare. C'è uno scheletro che gli sciacalliamo via l'oro. Non so perché uno scheletro dovrebbe avere l'oro dentro di sé, ma va bene. Perfetto. Mi sa di posto pieno di ragni questo. Non vorrei dire boiate, però. Intanto mi sciacallo via le uova da. Porca! Caspita, ragazzi, questo è pesante. Dammi la magia. Dammi la magia, ti brutto. Ad esempio, fiamme. Ragno maledetto. Ah, c'hai paura del fuoco, eh? Porco, qui ci sta togliendo vita. Mangia la torta di mele e la zuppa di mele, cavolo, zuppa di verdure, quarto di coniglio, i porri grigliati, ma anche i pomodori, no vabbè, pesce marinato, dai, così. Guarda il ragno come gli piace il fuocherello. Guarda come gli piace il fuocherello, il ragnetto. Gli piace il fuocherello, se non attacchi sei morto, ragno, te lo dico. Addio. Cos'hai perso? Sacca di ragnatele. Che schifo la coda. E cosa mi dai? Dammi. Oh, che schifo, solo il veleno. Ma sei un barbone, sei. T'ho scassato come poche volte nella tua vita, non sei mai morto e t'ho scassato. Fammi scendere. Cadavere essiccato, grignotto. Ah, quindi tu eri a mio favore, non Devi contro di uscire da me. qui. Pensavo che governassi il ragno, eri tutto esaltato, uccidilo, uccidilo. Ehi tu, vieni qui. Ce l'hai fatta, l'hai Certo che ucciso. l'ho ucciso. Ora liberami prima che ne arrivino altri. E come faccio? Dov'è? Sì, l'artiglio. So come funziona. L'artiglio, i simboli, la porta della sala dei racconti. Ha tutto senso. E quindi? Fammi scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere i Nord abbiano nascosto lì. Ti sembra forse che possa muovermi? Prima devi liberarmi. Se tu provi a scappare, Fammi scendere. Fammi tu scendere. prova a scappare e io ti giuro che ti Sta ammazzo. cedendo. Lo sento. Ti giuro che ti ammazzo, Dove ti. Folle, perché mai dovrei dividere il tesoro con T'avevo qualcuno? detto! T'avevo detto! Te la sei cercata. Te la sei cercata però, sei un imbecille. Scusami, ti salvo la vita e tu mi fotti pure. Ma levati, dai, imbecille, dammi un artiglio. Diario di Harold. Ma guarda te sto cretino. Ma con che cacchio pensi di avere a che fare, oh? Ma per favore, va. Vabbè, direi che qua questo imbecille l'abbiamo crepato per bene. Qui mi ha fatto correre, scommetto che come minimo adesso come si dice, mi ha fatto saltare un bel po' di posto. Torniamo indietro, dai. Quanto siamo? Siamo già oltre 10 minuti qua, ragazzi. Attenzione. Rotolo di vino, cenere funerale, tatatire, tatatura, tutto vuoto qua. Qua, oro. Lo so, siete dei barboni, mettete l'oro nelle cene, nelle cose delle ceneri qua. Vabbè, allora, dato che sto mongoloide l'abbiamo crepato, la prossima volta continueremo l'esplorazione di questa grotta che pare infinita.
veramente è gigante. E abbiamo trovato l'artiglio, quindi nel prossimo episodio andremo a cercare invece quell'altra cosa che non mi ricordo cosa cavolo era, ma insomma era un'altra cosa. Vuota, vuota, vuota. Va bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci siamo divertiti a scassare quel mongoloide, poverino. Mi raccomando, lasciate sempre commenti che rispondo a tutti, anche un bel mi piace, e poi ci vediamo con i prossimi video. Bella, ragazzi!